andrete sempre per fortuna con i cani in questi rimboschimenti e tirerete fuori i tartufi. Detta fra noi, io grazie a Dio le piante che buttavo via a Sant'Angelo in Vado quando ero direttore del centro di ricerca le ho messe a dimora. Oggi le mie figlie, grazie a questa mia un po' anche lungimiranza, i tartufi ce l'hanno la mattina, la sera e il pomeriggio. Perché? Perché nelle nostre tartufaie noi i tartufi li abbiamo sempre più o meno a disposizione. Ci portiamo gli ospiti, glieli raccolgo io, glieli preparo, glieli congelo quando sono tanti e quindi il tartufo ce l'abbiamo sempre. Questo è il futuro, però è un futuro che non lo so quanto sia augurabile, perché come lo abbiamo scoperto noi, lo scoprono anche gli altri. Se io vi dico che gli americani sono presi dal mal del tartufo, credo che tutti ci possiate credere. Quindi figuriamoci se non faranno in futuro impianti per produrre tartufi. Io qui mi fermerei perché mi dispiacerebbe molto se un domani dovessimo importare i tartufi da questi territori, dall'America in modo particolare. Quindi ieri, oggi, domani, tempi televisivi, perché io grazie a Dio ho imparato queste cose. Alla televisione la prima cosa che ti chiedono, cerca di stare contenuto nei tempi. Se il presidente non mi manda un accidente, io vi ringrazio che mi avete ascoltato e se avete qualche domanda da fare sono disponibile per voi. Bravo, bravissimo.